Con Franco Alesso, direttore commerciale di questa grande storica azienda Pio Cesare, abbiamo avuto modo di fare la conoscenza di una lunga tradizione, una lunga storia, un connubio tra Sicilia e Piemonte che si improvvisa qui alle pendici dell'Etna. Sì, ed è stata per noi una grande occasione, così come sono grandi le occasioni quando c'è la possibilità di unire sempre di più e tutte le volte questa nostra grande Italia dal nord al sud, unendo, diciamo così, e facendo matrimoni di culture così tra virgolette diverse ma così uguali. Questa sera abbiamo dimostrato come un vino apparente austero e difficile come il Barolo possa tranquillamente coniugarsi con una grande terra come la vostra e con, diciamo così, la vostra cultura, anche la vostra cultura enogastronomica. Tra l'altro si diceva una degustazione tecnica, tre annate, Barolo barbaresco, ecco, quale l'aspetto particolare che è emerso da questa degustazione? Ma direi, credo, anche perché magistralmente gestita e condotta da Camillo, l'identificazione in un certo senso è proprio perché serata tecnica di quello che l'annata e quindi il buon Dio in un certo senso, il territorio, le condizioni climatiche esprimono, e come ha detto giustamente Camillo, tu puoi essere il più bravo enologo o enotecnico del mondo, ma alcune peculiarità legate alle caratteristiche dell'annata non le puoi, come dire, dal giudizio dell'annata non ti puoi assolutamente sottrarre, ed è quello che è successo questa sera. Quindi lo stesso produttore con le sue stesse capacità ad un certo punto ha potuto, credo, solo amplificare i difetti o i pregi di un'annata rispetto ad un'altra. Guarda caso, però, come ho detto durante la serata, noi abbiamo la grande fortuna in Piemonte di aver avuto un'annata meglio dell'altra a partire dall'annata 2002, con sfumature e differenze una per l'altra legate proprio al clima che ci ha guidato in queste diverse annate, che comunque sono tutte di altissimo livello. Si parla di Nebbiolo, si parla di Piemonte, grande terra e grande vino, ma c'è un prodotto a quale è più affezionato in particolar modo, ecco, un prodotto magari che non è famoso come il Nebbiolo, come il Barolo, il Barbaresco, ma che merita tanto affetto. Ma io penso che l'affetto che noi dobbiamo dare alla nostra terra è proprio la terra stessa, nel senso che noi abbiamo, vede, quando parliamo delle nostre frutta, noi diciamo che noi abbiamo una grande fortuna, quella di avere ad esempio un denominatore comune che è legato al territorio nel quale viviamo, per cui c'è una componente che questa sera è venuta in parte fuori e che è spesso utilizzata nella descrizione dei nebbioli, non solo da Barolo o da Barbaresco, cioè la componente della viola. Bene, il sentore di viola è una delle caratteristiche che si ritrova non solo nelle uve di Nebbiolo, ma ad esempio nella pesca o nelle nostre, nelle nostre frutta, perché è una delle caratteristiche che rendono unico quel territorio. Quindi l'affetto particolare va ancora una volta a quello che quel territorio può esprimere, che si esprime non solo, ripeto, con i grandi vini o quelli che il mondo ritiene essere tali o che ha giudicato tali, ma anche ad esempio nelle carni. Noi siamo una zona di produzione di carne e di formaggi di altissimo livello. Pio Cesare affonda le radici nella storia, nel passato, ma come si proietta nell'immediato futuro? Con oramai 5 generazioni, e quindi il futuro, noi abbiamo spesso dire, vede, in cantina da noi abbiamo una pianta, una vite che ha più di 100 anni di vita, e che è un po' la dimostrazione di quello che vuol dire avere delle radici profonde e lontane con un sicuro futuro, perché si sviluppa in altezza per una decina di metri. In casa nostra è successa la stessa cosa. Pio Boffa è il quarto ed è l'attuale titolare dell'azienda ed è il quarto della generazione Pio, ma in famiglia con noi oramai da più di 10 anni c'è suo nipote, che è prossimamente, credo e speriamo, anche la figlia del signor Pio, che saranno garanzia, diciamo così, di questa azienda, che rimane fortemente legata al territorio, ma soprattutto fortemente legata alla famiglia, che è uno degli elementi trainanti, credo, per creare futuro in un qualsiasi tipo di attività, soprattutto se di dimensioni piccole come la nostra.